Operazione Aaron Cash che ha portato alla luce una maxi evasione fiscale, 7 le persone complessivamente denunciate. Hanno collaborato a questa operazione la Guardia di Finanza del Tricolle e anche quella di Sant'Angelo de Lombardia e naturalmente la Procura della Repubblica del Tricolle. Ma ascoltiamo tutti i particolari di questa delicata operazione dal comandante Mario Imparato. Beh, una maxi evasione fiscale che tra l'altro si sposa bene nelle indicazioni anche del governo che vede proprio nella lotta all'evasione uno dei perni principali della manovra. La tenenza di Ariano Irpino, a mio fianco il comandante della tenenza, ha sviluppato l'anno scorso, nata come nelle nostre attività, un controllo fiscale e poi scoperchiando si vedono sempre più situazioni strane e quindi si va a vedere. Praticamente una società di Ariano, operante nella commercializzazione del ferro, i prodotti ferrosi, aveva orchestrato un bel meccanismo in cui il meccanismo è sempre quello, sfrutta un pochettino la tipologia stessa dell'imposta sul valore aggiunto, che prevede praticamente la possibilità di scaricare, cioè l'IVA viene caricata sull'acquirente che poi dovrebbe denunciarlo. Ovviamente se in questo meccanismo di ditte che si interfacciano fra di loro ci sono delle ditte fittizie su cui viene caricato il debito fiscale, quindi fanno figurare fittiziamente degli acquisti, delle vendite, insomma in modo tale da creare un debito d'IVA o un debito fiscale in generale molto forte, e queste società poi sono fittizie e spariscono. Ovviamente il castello consente nel tempo, perpetrato nel tempo, di crearsi dei grandi vantaggi. La cosa bella di questa operazione, che è stata sviluppata appunto, ripeto, dalla tenenza di Ariano Irpino con il coordinamento della Procura della Repubblica, dottor De Emanuele e dottoressa Palladino, è che abbiamo sfruttato il meccanismo di recente offerto dalla normativa fiscale, che in campo fiscale consente anche il sequestro immediato dei beni. Questa è una cosa importante perché a fronte della denuncia di 7 persone per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale, per falsificazione e tutti i reati connessi, ovviamente oltre alla stessa evasione fiscale to court con diverse gradazioni di responsabilità, c'è stata anche la possibilità di dar corso stamane nell'ambito dei 7, tra i 7 denunciati, a 3 ordinanze cautelari. Ovviamente noi cerchiamo sempre di graduare l'esigenza cautelare con quella che è l'effettiva necessità, senza esagerare nel caso specifico, nel senso che in questo caso l'esigenza cautelare si è ritenuta sufficientemente garantita con l'obbligo di firma, e quindi 3 di questi soggetti, il principale protagonista e altri 2 sono stati sottoposti, appunto è stata notificata un'ordinanza cautelare concretizzata nell'obbligo di firma, che è la misura giusta per questa situazione, e contemporaneamente sono stati sequestrati beni, conti correnti, autovetture, quote di partecipazione azionaria, con un intervento che ha visto impiegato 36 persone stamane, contemporaneamente dall'alba di stamane, in Avellino, in Ariano Irpino, principalmente nei confronti dei 3 soggetti, ma con ramificazioni operative in Benevento, Camere di Commercio, presso un istituto di credito, anche alcuni conti correnti congelati e sequestrati, e presso tutte le altre sedi dove abbiamo rilevato che vi fossero dei beni riconducibili ai promotori di questa truffa. Quindi sono stati sequestrati circa 5 milioni di euro, che non è poco sicuramente, di beni, ma beni concreti, conti correnti, soldi, partecipazioni azionarie, ditte, imprese, mezzi, automezzi, quindi è una cosa abbastanza articolata che devo dire ha visto la tenenza di Ariano coordinare il tutto su mie indicazioni, su mia delega, e che ovviamente abbiamo contemporaneamente portato ad esecuzione la mattinata di stamane.